È uscito, allora. Sono uscite finalmente le nuove informazioni per quanto riguarda Inazuma Eleven, 21 luglio 2022. Sì, è nuovo, è roba nuova. Cominciamo. Partiamo subitissimo, leggerò tutto quanto quello che c'è da leggere, non importa quanto viene lungo il video, ma ci sono cose interessantissime. Partendo dal titolo, ritorna all'origine, rivivi il nostro Inazuma Eleven. Ritorna alle origini? Io già quando leggo sta cosa mi prende tutto quanto un frizzico pazzo, perché cosa potrebbe essere ritorna alle origini? Che facciamo? Great Road è un ritorno al passato, riviviamo tutte quante le avventure, saga per saga? Non facciamo troppo caso alla traduzione. Ok, rapporti sullo stato di avanzamento dell'ultimo lavoro di Inazuma Eleven. Questo quindi è il nuovo logo definitivo. Lo salviamo perché ci vuole nell'immagine. Allora, il titolo ufficiale sarà Da Heroes Great Road a Heroes Victory Road. Va bene. Nello scrivere la storia i personaggi non sono forti come giocatori, ma non sono forti, ma si affrontano, puntano alla vittoria. Vabbè, qui l'italiano è un po' così. Allora, abbiamo la modalità storia e la modalità cronaca, in cui puoi collezionare personaggi dell'intera storia di Inazuma, e questa è una cosa interessante. Con la storia abbiamo un Mei Sasami, che sarebbe appunto il nuovo protagonista. E quella cronaca sarebbe Chronicles, probabilmente. Il logo è stato disegnato con l'immagine di cielo e nuvole, vabbè, si vede, prima della nascita del fulmine. Ah, che metaforizza i personaggi turbati e potrebbe trasformarsi in feroci fulmini in futuro. Insomma, dal turbamento poi scaturisce la rabbia vera e propria. Oh. Ecco, qui appunto ci fa vedere che si potrà giocare in verticale, va bene, in tabletop mode, oppure portatile, oppure anche alla TV. Beh, fantastico! È come se fosse Inazuma classico in verticale. Quindi, se lo mettiamo in verticale, è il classico Inazuma Eleven e possiamo giocare con le dita. Possiamo anche metterlo in verticale, ma giocare col controller. E qui stessa cosa, giocare o in verticale e giocare sempre con le dita, oppure giocare in orizzontale, ma sempre con le dita. E stessa cosa in televisione, o orizzontale o verticale. Questa è a nostra discrezione. Io credo che farò tipo Strikers, ovvero in orizzontale. Poi io, se mi piace in verticale, le provo entrambe e vediamo com'è. Per il momento quella di Strikers mi ispira molto di più. Qua ci sono immagini. Vabbè, queste bene o male mi sa che sono le stesse che c'erano l'altra volta. Forse le hanno giusto ripulite un pochino. Perché, beh, erano davvero brutte, eh. I personaggi che si staccavano dal terreno, non c'erano le ombre, non c'era nulla. Le hanno un po' riviste, magari, sì. Ah, qui poi abbiamo il tiro, hanno rivisto l'HUD, i valori, abbiamo i valori quindi, sono rimasti i valori. Mi sa che abbiamo molti più punti tecnica e punti energia perché le partite vanno avanti più a lungo. Poi qui ci fa vedere come si è evoluto il gioco DS, 3DS e Switch. Abbiamo diverse immagini della storia, poi andrò a leggere anche il testo a breve. Quindi questa è la nuova Raymon. Questa volta il personaggio principale che ama il calcio non può giocare. Esplora altri giocatori e crea una squadra come comandante. Quindi tu farai il capitano, il coach, diciamo, tipo. A questo punto non posso raccontare dettagli, ma questa volta non è la storia della Raymon, ma di una nuova scuola a Nagasaki nel Kyushu. Quindi non è la Raymon, è una nuova scuola. Ah, il personaggio è legato al nome della scuola. Quindi il nome è legato alla scuola Nuvola, infatti le nuvole che abbiamo nel logo. Ma non ci sono i fulmini, perché i fulmini nascono dalle nuvole. Quindi insomma ha messo la nuvola perché bene o male è sempre legato a Inazuma Eleven. Quindi abbiamo capito. Ok, sarà un Mei protagonista. È un mondo connesso ai personaggi dell'opera passata. Quindi non è un mondo parallelo, ma siamo nello stesso mondo dove tutti i personaggi coesistono nello stesso momento. E ci saranno anche personaggi nuovi, come questo qui e anche questo qui di spalle. E anche quest'altro tizio con i capelli ancora lunghi. Wow! Quindi lui creerà una squadra che dovrà poi portare alla vittoria. Ok, quella era la modalità storia. Vediamo la modalità Chronicle. Modalità Chronicle. Le battaglie con i personaggi del passato saranno realizzate nella modalità chiamata modalità Chronicle. Nella modalità serie eroi puoi creare la tua squadra unendoti ai personaggi che ti sono piaciuti in passato e sconfiggere le squadre nemiche peggiori, più forti e terrificanti. In parole povere, più vinci, più personaggi si aprono. E più squadre puoi affrontare, questo è il concetto. Si prega di attendere altre informazioni verso la fine dell'anno. Quindi, ricapitolando velocemente,
Nuovo nome, Heroes Victory Road. Ci sono le nuvole, ma non il fulmine, perché la storia non si svolge a Inazuma City, ma in un altro posto, in un'altra scuola, e ci sono tutti i personaggi nuovi, ma possiamo affrontare personaggi del passato e creare le squadre con loro nella modalità Chronicle. Il modo di giocare è fantastico e ce ne sono molti. Puoi giocare in verticale con il dito o in verticale con il controller. Puoi giocare in tabletop mode con il dito in orizzontale o in TV in orizzontale. Stessa cosa, puoi giocare in orizzontale con la TV e in orizzontale in tabletop mode. Quindi, le modalità di gioco ci sono. Due sono le modalità però nel gioco principale: storia, quella che ti fai con un Mei e fai il Dream Team che lo porterà poi alla vittoria, e poi potrai fare la modalità cronaca o Chronicles e fare una squadra con tutti i giocatori passati che potrai sbloccare man mano che sconfiggerai le squadre sempre più forti. Oh, amici, queste sono le nuove informazioni che ci ha dato Akihiro Ino. Sono informazioni importanti? Sì, lo sono. Sono tante, sono delle bellissime informazioni. Ci ha spiegato come funziona la modalità storia, come funziona la modalità per giocare con tutti quanti gli altri personaggi. Quindi quello che abbiamo visto noi tempo fa, il video, era probabilmente semplicemente uno showcase. Al 100% esce il prossimo anno, di quest'anno non se ne parla minimamente. Ed era chiaro già fin dall'inizio, non sarebbe mai uscito quest'anno. Vi lascio il sito in descrizione se volete andarvelo a leggere con una traduzione un pochino così, alla bella e meglio, perché Google quello traduce. Comunque sia, per questo video è tutto. Vi ricordo ovviamente in descrizione sempre, oltre al link del sito, i link per Instagram e Telegram. E noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye.